Per il gruppo consigliare Italia dei Valori, la nuova legge elettorale regionale deve puntare ad ammodernare l'Abruzzo, partendo dall'abolizione del listino e, soprattutto, proporre sull'esperienza di altre regioni l'introduzione della doppia preferenza di genere. Il capogruppo di Italia dei Valori, Carlo Costantini. La posizione del gruppo di Italia dei Valori prevede A, l'eliminazione del listino. I cittadini devono scegliersi la rappresentanza in consiglio regionale. Quindi noi siamo favorevoli a consegnare ai cittadini il diritto di scegliersi tutta la propria rappresentanza parlamentare. Siamo anche disponibili a prendere in considerazione uno sbarramento. Partiamo però dal presupposto che la riduzione del numero dei consiglieri già determina un'elevazione della soglia di sbarramento. Portarla fino al 6, al 7, all'8 come ascolto sarebbe ai limiti della incostituzionalità, perché un partito politico che rappresenta decine di migliaia o centinaia di migliaia di cittadini abruzzesi non può essere privato del diritto di avere una propria rappresentanza. Quindi eliminazione del listino, sbarramento ma molto più contenuto rispetto a quello di cui ho sentito parlare in questi giorni, e dal nostro punto di vista anche doppia preferenza di genere, una preferenza ad un uomo ed una preferenza ad una donna, per fare in modo che un consiglio di soli uomini possa in qualche modo rappresentare tutti e due i generi in maniera equilibrata.